Ciao a tutti, io sono sempre Red e sì, sono Red, però sto iniziando a meditare su quello che potrebbe essere il mio nome maschile e devo dire che mi scompiffera molto Andrea, perché mio nonno paterno si chiama Andrea, anche se non ho un rapporto con lui, nessuno della mia famiglia ha un rapporto con lui, l'ha mai avuto, anzi, se c'è stato un rapporto è stato sempre cattivo. Perciò non è per rispetto, per affetto, per niente di queste cose che mi sento addosso questo nome, semplicemente perché per me sarebbe come tornare indietro e far andare una volta per tutte le cose come sarebbero dovute andare fin dal principio. Perciò Andrea credo che sarà lui, sarò io. Comunque sia, come avrete penso, immaginato guardandomi, oggi vorrei parlarvi delle canotte contenitive, più precisamente della canotta Underworks modello 988. La prima settimana è stata dura, è stata una lotta fra me e la fascia elastica, perché praticamente dall'esterno non si vede nulla, ma all'interno hanno questa fascia qui, non so come farvi vedere. Cioè, praticamente questo è da fuori, no? E poi a un certo punto comincia sta cosa che è praticamente attaccata dalle cuciture dei lati e delle spalline. Il resto è libero. E c'è questa fascia elastica che è tipo l'elastico degli slip, no? È un doppio strato e vi assicuro che tiene. Già questo è parecchio lungo, arriva tipo qua. Cioè, fin sotto le costole, io non so dove arrivano le tette, però è troppo. Infatti, i primi giorni sono morto strizzato. Dopodiché ho tagliato lungo le cuciture qua, lasciando comunque avanti la fascia elastica, e mi trovavo bene. Solo che quando mi sedevo, specie alla guida, finiva che si arrotolava qua sotto e mi stringeva da morire. Dopodiché sono arrivata alla brillante conclusione di tagliare la fascia in eccesso qui sotto, praticamente tagliato fin qua. E ho trovato la pace con me stesso. Tra l'altro l'ho messa nei panni sporchi, senza dire nulla a mia madre, non gli ho manco detto che l'ho comprata, niente, stranamente non mi ha fatto manco domande. L'ha lavata in lavatrice, e mia madre non è neanche una di quelle che ci va a leggere con la lavatrice. E non si è ristretta, non si è sfilacciata, non ha fatto un cazzo, perciò se non vi va proprio di lavarla a mano, non è necessario, ve lo dico io, tranquilli. L'acquisto è semplicissimo, basta andare sul sito Underworks. Se avete qualche dubbio, c'è un video fatto apposta da Marcolino F2M che vi illustra passo per passo tutto quello che dovete fare. Sono rimasto, devo dire, molto contento della velocità della spedizione. Considerato il fatto che arriva dall'America, in 3 giorni erano qua, perciò un fulmine. E non ho fatto neanche la spedizione più costosa, ho fatto quella normale. No, sembra pettorali, questa è trippa ed è vera. E questi sono pettorali finti perché niente. Anche con una semplice camicia, il risultato è più che accettabile. Niente, un'altra cosa che vi volevo dire è che devo sfogare un po' il mio narcisismo, no? Cioè, sono gli unici muscoli che mi si vedono, guardate. Vabbè, che ho telefonato al policlinico di Bari per sapere qualsiasi cosa, perché mi hanno lasciato con un punto interrogativo e basta. Tipa segretaria mi ha risposto che dal primo al secondo colloquio di media dovevano passare almeno 2 mesi. Le ho fatto presente che 2 mesi sono la settimana prossima. E ha detto che vabbè, comunque sì, ancora no. Prova un po' ad aspettare fino a fine aprile e poi se proprio non ci siamo fatti sentire, riprova. E se non ci siamo fatti sentire? Cioè, questo presuppone il fatto che tu non stai escludendo a priori l'ipotesi che tu possa non farti sentire per un altro mese. Beh, io aspetto l'altro mese e poi vi faccio sapere. Detto ciò, ci sentiamo quando avrò nuovamente qualcosa da dire e quando avrò nuovamente 10 minuti di silenzio in casa.